tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui a mostrarvi la nuova capsula di rossetti di Mulac Cosmetics che si chiama Dreams on Fire. La collezione vi arriverà in questa scatolina di cartone molto bella e al suo interno c'è questa selezione di due rossetti che si chiamano rispettivamente Dreams on e per l'appunto Fire. Dreams On è un color cannella, senza dubbio. Mi è piaciuta molto la descrizione che ne ha fatto la Sindina e trovo che sia molto azzeccata. I colori sono molto fedeli di persona rispetto a, insomma, agli swatch che sono stati pubblicati dall'azienda, quindi potete andare tranquilli che avrete l'esatto colore che vi propongono. Fire invece è un color sangue molto scuro, dal sottotono rosso appunto. Indosso con voi per la prima volta le due nuance. La stesura di Dreams On è molto confortevole, anche se io sotto indossavo un po' di balsamo labbra, quindi può darsi che tutta questa super confortevolezza sia stata, insomma, migliorata anche da questo fatto, insomma. In ogni caso il colore è molto pieno, la stesura fantastica, payoff perfetto, come al solito. I rossetti di Mulac non tradiscono mai, insomma, lo trovo veramente un colore molto bello, sicuramente che mancava. Ecco, è molto difficile secondo me fare un colore di rossetto diverso in una gamma molto vasta come quella che hanno loro, però devo dire che questo mancava. Io ho molti rossetti Mulac e devo dire che questo non somiglia veramente a nessuno. Adesso proviamo invece Fire. Ecco qui, questo è Fire. Devo dire che mi piace un po' meno dell'altro perché lo trovo un colore un po' più déjà vu e non è molto facile l'applicazione perché necessita di una mano molto molto ferma e poi se per caso sbordate leggermente si fa una specie di linea rosa intorno alle labbra, cioè dove c'è molta pigmentazione le labbra risultano omogenee, però se appena uscite un po' fuori risulta rosa il contorno labbra. Vi consiglio assolutamente di applicare una matita per scongiurare appunto questo effetto. Io ne ho trovata una che devo dire mi sembra perfetta ed è di NYX, è la Lip Liner Pencil nella colorazione di Purple 808. Per chi avesse il dubbio, Fire è diverso, seppur magari può sembrare simile ad altri colori della linea. Io adesso ve li faccio vedere, almeno fugo ogni dubbio. Allora, questo è Fire, ha un sottotono decisamente rosso. Questo qui è No Mediocre, che è invece più cioccolato, proprio più cacao, un sottotono più caldo. E quello che forse ci somiglia un po' di più è Wonka. Come altezza di tono, questo è Wonka, come altezza di tono, però come potete vedere ha un sottotono completamente diverso. Questo è pur sempre un rossiccio, però molto meno rosso di questo qui. Adesso vi faccio degli swatch sulla mano. Allora, questo è Fire, questo è Wonka e questo è No Mediocre. Come potete vedere sono molto diversi, insomma. Io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete comprato voi questa piccola capsula e come vi siete trovati. Per chi non lo sapesse, questi rossetti sono in vendita sul sito di Mulac Cosmetics. Il prezzo del cofanetto è di 26,90 euro, se non vado errata, e non sono state previste promozioni o scontistiche particolari per il lancio della collezione.
Io quindi vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!